Oggi proveremo Submerged, una mappa nuova moddata, e la giocheremo con i seguenti ruoli così settati. Ci saranno due impostori. Uno sarà l'Undertaker, che ha la possibilità di trascinare i cadaveri. E l'altro sarà la novità di oggi, l'escapologo. L'escapologo può marcare un punto a sua scelta nella mappa e teletrasportarsi lì quando lo desidera. Inoltre, entrambi gli impostori avranno il modificatore dell'assassino, che gli permette di uccidere, per un massimo di due volte per partita, gli altri giocatori nel meeting, semplicemente indovinandole il ruolo. Occhio però che se sbagliano si suicidano. Passando ai ruoli neutrali. I ruoli neutrali saranno due. Uno sarà il giullare, il ruolo troll per eccellenza, che può vincere solo se riesce a farsi votare ed espellere. Peculiarità del giullare: ha la possibilità di nascondersi nelle botole, senza però muoversi tra di loro, e ha la vision degli impostori. L'altro ruolo neutrale sarà quello del glitch. Il glitch è di base un impostore solitario che vince solo se riesce ad essere l'ultimo in vita. Ha sia la possibilità di trasformarsi in chi desidera, sia quella di hackerare gli altri giocatori. Un giocatore hackerato non potrà usare i propri poteri né reportare. Passiamo ai crewmate. Come al solito è attivo l'Hunter, primo crewmate che muore, rinasce sotto forma di fantasmino. Se l'Hunter completa tutte le task, chiunque scopre i nomi dei giocatori cattivi. Però se i cattivi ci cliccano sopra col mouse, lo riuccidono. Ci sarà il medico. Il medico può dare uno scudo a chi vuole. Lo scudo è visibile a tutta la lobby. Quando lo scudo si rompe, il medico viene avvisato con un flash. Inoltre, se il medico reporta, può ottenere informazioni aggiuntive. E poi attivo l'investigatore, che può vedere le orme lasciate dagli altri giocatori. La spia, che vede il colore ai pallini di admin. Poi ci sarà lo sceriffo, che può uccidere i giocatori neutrali e gli impostori. Occhio però che se spara ad un crewmate, il crewmate non si fa nulla, ma lo sceriffo muore. Poi c'è il veterano. Il veterano, quando attiva la sua abilità, diventa immune a chiunque, e chi prova a interagire con lui muore. Perfino il medico, se prova a scudarlo, verrà ucciso. Poi c'è l'ingegnere, può usare le botole e fissare una volta per partita le crisi. C'è poi il ruolo del pubblico ministero. Il PM ha il potere durante i meeting di cacciar fuori un player, indipendentemente dai voti. Se caccia fuori un giocatore cattivo, tutto bene. Ma se caccia fuori un crewmate, il pubblico ministero morirà in automatico. E infine ci sarà il medium. Se qualcuno è morto durante il round, il medium, attivando il suo potere, potrà vedere il fantasma dell'ultima persona morta. Comparirà una freccia sia a lui sia al fantasma. Passiamo ai modificatori. Modificatori che possono comparire solamente ai crewmate. Sarà attivo il Frosty. Chi uccide il Frosty viene rallentato per 15 secondi. È attivo il multitasker, e chi ce l'ha ha le task in trasparenza. E c'è la torcia. Chi ha la torcia vede anche se le luci sono spente. Passiamo ai modificatori globali. C'è il radar, che in sostanza sono delle frecce che vi indicano dove sta il player più vicino a voi. C'è la Button Berry, che sostanzialmente è un bottone portatile che può essere usato una sola volta per partita per chiamare un'emergenza anche durante le crisi. E c'è il tiebreaker. Il voto del tiebreaker conta 1,01, quindi è colui che può decidere gli stalli durante le votazioni. E per questa serata, per la felicità di Dado, il primo giocatore a morire otterrà uno scudo nella partita successiva. E questo è tutto. Io vi invito a supportare il progetto iscrivendovi e lasciando un like. E detto questo, possiamo cominciare. Vieni. Dai, vieni. Siamo io in onda. Ragazzi, se volete, la visuale di Spawn sta su Twitch. Lui streama su Twitch. Io streamerò qui su Noob Gaming. Un'altra cosa: alcune task saranno da fare con la tastiera in questo gioco. Quindi, cioè, bisogna menare anche, alcune anche le porte si aprono con la tastiera. Cioè, se vi dice di premere G, premete G. Ok. Tiera. E la task dello scotch sarà divertente. E ricordati che il triangolo va nel cerchio. Ok. Il triangolo, no. Il triangolo va nel... Vabbè, raga, direi che si può cominciare. Si starta, si starta. Dai. Starta, e subito. Andiamo. Buon divertimento a tutti. Ti prego, manco te. Crewmate con la torcia. Prosecutor. PM. Ora, possiamo spawnare in due parti della mappa, sopra o sotto. Spawniamo in basso e vediamo. Tutti in lower siamo spawnati? Parte 1? Ok. Camper, non mi ammazza, dai. Sta task con lo scotch.
pronto. Allora, ragazzi. Pronto. Sì. Axel è entrato in una stanza. Io l'ho seguito. Ed è morto Cocco. Nella stessa stanza in cui è appena entrato Axel. Ma ragazzi, ma non c'è fisicamente il cooldown per chi l'ha così presto. Che ragazzi, cazzo succede? Ma che cazzo? Ma Dado, ma sei contento? Ma Dado, ma 10 secondi. Ma guarda, 10 secondi. Adesso. Di parecchio. Io sono entrato tempo. Dentro, vi dico subito come si chiama la zona, si chiama Sausage, no, Electrical. Sausage! La zona preferita, Sausage. Quale sarebbe Sausage? Qual è Salsiccia? No, 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 Electrical bassa a destra, sono entrato nella seconda stanza dell'Electrical e c'era un cadavere. Ed era cocco. Spiego, mentre sono caldo. Fermo che sto mangiando l'insalata. Sentite. Sì. Vado verso tutto il resto, ho detto che mi segue. Entro in questa stanza, Cocco è morto, fine. Quindi casualmente. È vero che sei prima di me. Tu, che Camper, cosa hai fatto? Niente, ho votato Axel. No, no, vorrei capire se mi sei scomparso entrato, davanti per un bug o per il tuo potere. E perché votato Axel? Qual è il potere, scusa? Cocco, sei morto legalmente? C'è l'impostore che può tornare sulla sua. Mi hai detto questo, la mappa a due piani? Sì, sì, sì. Cioè, ok, questo è buono. Stavo per dire, c'è il modo, ok, perfetto. Ah, ok. Ci sono degli ascensori che con E attivate, e da impostori ci sono del. Credo che sia la E, sì. Ok. Menate un po' in giro dove sono i pulsanti e vanno. Ok, sì, ma oppure se vi appare in basso a destra scritto usa, lo usate. Esatto, diciamo che è schippato il round, giusto? Sì, sì, schippatissimo. Guarda quello schifo. Ma i voti non sono. Non ha fatto niente. No. Perché i voti non sono. Il prosecute. Ah, ops. No, erano 5-4. A quanto pare io che sono il PM posso vedere i colori dei voti. Sono un pollo. Allora, mezzi sopra, mezzi sotto. Noi non dobbiamo fare niente. Gestiamo. Oh no, i puzzle. Così. Adesso sarà così. No, oddio. Come cazzo? Ah, ok. Oh, ce l'ho fatta. La task più difficile dell'universo. Qui le telecamere si possono. Allora. Ancora su Scotch! Madre santa! Boh! L'ha provato! Cazzo, ci arridi! Ci ha provato! Yakino era cattivo e ha provato a farmi del male. Avevi lo scudo? Nessuno mette Serena in un angolo. Io... Non ho capito. Ci credo, ero nell'angolo con Serena. Ho visto. Vuol dire che Serena... Ok, ho capito il ruolo di Serena. Penso anche l'assassino, anche l'assassino l'ha capito. Sì. Non è crashato nessuno? No. Molto bene, molto bene. E chi bene. C'era, e chi c'era di vicino? Era più forte della... Sì, ma Yakino potrebbe essere un dottore che ha messo lo scudo a Sere e nel mentre è morto per mettere lo scudo. Ora Axel è crashato. Ok. Chi stava sopra? Hai fatto il F4 solo sopra? Per darci fastidio. Sì? Io non ho ancora capito quale sia sopra e sia sotto. Mi dimentico quello che clicco all'inizio. Io non ho proprio capito non dove posso rispondere. Io non ho proprio capito dove c'è stata la chiesa. Puoi guardare la mappa. Se apri la mappa, vedi. Hai ragione, Fabio. Ho dimenticato. Ma come fai a capire qual è il sotto e il sopra della mappa? C'è la freccina. Se indica sopra, sarà sopra. No, dove cazzo è sta freccina? Ah, oddio. Tu clicchi sopra, vai al piano di sopra. Se clicchi sotto, vai al piano di sopra. A parte che nella mappa le cose si chiamano lower e upper, le stanze. Sì, cioè, vabbè, sì, io mi dimentico dell'esistenza della mappa dell'inglese e della lingua italiana soprattutto. Troppo no, complesso. Io non lo so. Ah, ti dico. Sono a Sausage. Basta con queste salsicce. Che cazzo queste cazzo di salsicce. Io voto Axel che era il Scusatemi, io ho il gioco in italiano. Cos'è Sausage? Salsiccia. Salsiccia, fratello. Non c'è salsiccia. Ma è salsiccia. Non sai leggere. Cazzo, un po' di English, bro. La story già Sausage è vicino. Scusami, non vivo in Inghilterra da 3 anni, Dovresti. Non lo fanno. Holy fucking shit. Ok. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a fine mese. Buonasera.
Oh, no, 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 lo scotch non lo faccio più, basta, mi sono rotto il cazzo. Dovete fare i task. Non lo faccio più. Dove cazzo stanno? La sicurezza, vado le gambe. Andiamo in cam. Allora, corridoio. No, hanno già attivato le cam lì. Bravo Dado. Dado, cosa fai? Mi disattivi le cam? Potrebbero anche attivare le cam al piano superiore. Mortacci loro. Carino il gattino. Niente, le cam lì sono disattivate. Nessuno vuole ripararle. Oh oh. Devo sbrigare. Raga, mi avete salvato la vita. Brutto ratto, io so dove sei. Mi avete salvato la vita. Mi avete salvato la vita. Tu pezzo di merda. Hai ucciso Tearless. Sei un pezzo di merda. Con chi ce l'ha? Non lo so, con quello che ha botolato. Ho provato a tirarlo fuori così, ma non è riuscito. No, non riuscivo. Come mi hai visto Rage della botola? Anni e anni di esperienza. Ah, ci sta, ci sta. Ci sta, figata. Qualcuno ha delle info? Io ero... Che tiro è stato fatto fuori. Ero a cam e ho visto solo Dado mentre attendeva l'apertura delle porte, quelle del corridoio, per la depressurizzazione. Per il resto non ho visto nessun altro. Confermo il pallino rosso della cam. Io non ho visto nessuno ed ero a ballast in basso sinistra. A tira sulle vette. A ballast con i lupis. A ballast. Alle ballast. Del Kilimanjaros. Quelle sono le migliori, calcola. Ma perché è così sicuro che di morte stare così chill. Cioè, ma scusami un secondo, Gun, perché è così sicuro che vola? È un 50-50, me lo gioco, sono un ludopatico. Chi ha votato però? Non ve lo dico, lo scopriamo alla fine. Che divertimento, ragazzi. Ridge, non so che dire. Cioè, ma no, ma che non lo so. Io voglio sapere se Camper ha votato, ok? Voglio sapere se sa che io potevo ucciderlo da 6 anni, quindi... Sì, perché so il suo ruolo. Ok. Così. Okay. Così. Così. A cazzo durissimo. No, era perché sapevo il suo ruolo, quindi... Beh, Dado è a Ridge assassino. No, sennò saresti morto. Sono morto adesso? Vediamo un po'. Può essere. Sì. Cioè. Ah, Dado, ero signori, ho 50-50. Signori e signore, bastardo. Grazie mille per questo 50-50 vinto. Eri tu dalla botola, bastardo. Sono un giocatore molto forte. Adesso ti ammazziamo per primo di nuovo. Torniamo allora, rabbia. Rabbia, tu dovresti sapere una cosa. Io ho fatto tipo kill, giro proprio a cazzo durissimo per la mappa, giravo ed è stato bellissimo falciare la gente che incontravo nei corridoi. Io bellissimo una domanda, ragazzi. Io ero la spia, ma non ho fatto un cazzo. Ma che minchia fa la spia? Vede il colore ai pallini di admin, che si chiama l'amministrazione. C'è una stanza con un tavolo, ci sono i pallini che ti indicano dove stanno. Ok. Comunque Iachino ti ha vendicato, hai visto? Grazie. Ti ho vendicato. Ma vogliamo togliere l'assassino? Io è la seconda volta che uccido qualcuno e vengo pullappato, comunque non mi piace. Ma ti sei beccato il veterano, tranquillo. Ma che è? Il veterano... Se lo tocchi muori. Giova. Il veterano che è il veterattivo muori. Togliamo modificatore dell'assassino? Sì, che secondo me fa crashare quello. Secondo me non serve. Possiamo togliere l'assassino e se... Deidara, l'anima. Porco Deidara, Giuda. Quello manco la fa via le mani. Un colore solo, perché noi mettiamo i sottotitoli alle partite? E se tu cambi colore in ogni partita, devo cambiare di colore in ogni sottotitolo. Ma coraggio, lo fanno i colori che domani gli nerfano tutta la Champion Pool. Allora faccio nero, rimango chocolate. Chocolate, va benissimo. Chocolate. Oh. Anzi, ho tolto il modificatore dell'assassino. Non mi sembra che sia quello il problema. Se no cambiamo mappa. È la mappa, secondo me, basta però. Crewmate con la torcia. Sceriffo in the town. Andiamo in upper. Vi faccio vedere un piccolo tips and tricks. Vabbè, puliamo, dai, prima.
Questa la sappiamo. Allora, OKS6QR. Ok. Basta pulire macchine, ma mamma mia. No, che devo fare? No, non l'ho capito. Oh, c'è sta foto. Che devo fare sta foto? Vaffanculo, non l'ho capito. Telecamere. Niente, 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 niente. Oh. Axel Deidara. Sotto c'è uno che somiglia a me. Deido, spostati. No, è Rage con la... Ma sono tutti... Non sto capendo niente. Fatemi aggiungere un po' di... succo. Qualcuno viene a prendermi, secondo voi? No! Cosa hanno chiamato? Dai, sbrigati! Sbrigati che si esplode la nave! Che devo fare? Che devo fare? Sapessi dove andare? Serena, don't do it. Meno male che hai chiamato quel cazzo. Ragazzi, di... io non so. Guarda sti ascensori, che fatica. Oh, cazzo. Come cazzo si aprono sti ascensori? Cosa non dovevamo so, fare per sistemare so. La crisi? Non ho capito. Era in basso a sinistra, in giro sulle porte. Era al piano del brand. Come si dà per mangiare i pesciolini? Ripetutamente la freccia e mantenerla sul livello evidenziato in arancione lo dovete fare in contemporanea. Sì, ma non hanno capito dove dovevano arrivare. Solo io, Andrea e Serena. Sull'uomo no, io della per crisi. Arrivare ero lì, lì fuori dalla le frecce puntavano gli ascensori ma... ragazzi io ragazzi, e Iachino eravamo fuori là. C'è qualcuno dei nostri non volontariamente morto. Ma eravamo fuori Tirlos come sei morto? Ma non te lo può dire è morto no, no. Dirles, dimmelo. Posso fare una domanda? Allora a parte che sono morto accoltellato però come si dà da mangiare ai pesciolini? Perché devi shakerare, devi scegliere ma quando devo shakerare? Quindi devi shakerarlo ma quanto? Shakerava la parte destra dell'acquario cioè, no no quello, a quello c'era arrivato ma gli hanno dato tanto non gli bastava. Hai tutto un round a fantasma per scoprirlo, ti devo pesci dire. Bastardi, vabbè, ci proverò da morto. Cioè, quindi, ragazzi, che tipi di pesce? Vabbè, uno è dato. Persona sola. Dici che uno è dato. È ancora vivo, sì, non è possibile. Cocco, vai a fanculo, stammi lontano. Non è ancora possibile. Sì, sì, stammi lontano. Io sono innocente. Abbiamo aperto un B&B insieme, io, Ray. Poeta, business. Lui era un business man. Io sono docente. Come Gesù testa. Sulla croce. Come Gesù sulla croce. Dado, sei Jester che gli autovoti? Sì. Perfetto. LOL. Lo segno. LOL, ma c'è ancora la crisi LOL, adesso LOL. Quindi? No. Andiamo a sparare a Dado. Voglio proprio sparare a Dado. Sì, 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 sì. Gli voglio rovinare questa experience. È sotto! Devo scendere. Come scendo? Come scendo? Solo con l'ascensore. Fin done. Ma porco demonio. Oh, no, 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 no. 011. No? Ah, devo aprire, prendere e chiudere. Ok, sono salvo. Vediamo chi muore. Come cazzo si fa? Io ce l'ho o no? Chi muore? So qua. Eccoli qua. Ho capito. Salve. Iachino pedato. Non sono riusciti a mettersi la maschera. No, no. È stato buono. Manco male.
Cioè... ma sono le task difficili. Beh, minchia. Io effettivamente non ho capito fino alla fine se ero scudato o meno questa maschera. Schiacciato 160 tasti. Tirare sul vetro, estrarre la maschera e a quel punto si chiude da solo tutto quanto. Sì. Io sto pronto a chiudere da 8 ore. Sono due click. Ma cosa di sta mappa sono le task e le emergenze che invece che gli infatti. Camper, puoi rispiegarmi un attimo quello che hai appena detto? Ma no, ma così, cioè, così per sapere. Non è che se tu chiami l'emergenza da impostore e poi ci muori, devi rendere il culo. Hai ragione, scusami. Gli impostori possono morire dall'emergenza? No, non credo. Di sì. Ma no. Certo. Sì, sì, ma sì. Certo. Ma certo, l'ossigeno. Non no, io ero fottutamente serio, posso risentirla? Cosa vuol dire? Ti tiri su, prendi la maschera e finita. Vai. La maschera la prendi e la trascini da un'altra parte. Ma questa è la tua opinione, Cocco. Questa è la tua opinione. Tiri su, me l'ho appena fatto. Tiri su il vetro. Io no. Dado, tira su il vetro, prendi la mascherina, trascinala verso l'esterno. Fine. Fatto. Due click. È così che funziona. Vedete le sale. Quindi premere esco. Non ti giuro, alt F4. A me no. Non ti agitare che c'è il raffreddore. Mi sta colando il buco dal naso e l'odio dall'orecchio. Ma se vuoi chiedi informazioni a Yakido, il tuo coimpostore. Che poi eravamo tutti là, ammucchiati, aspettando che qualcuno morisse. Sì. Era perfetto per tirare un colpetto, secondo me. Torno. Ma fa l'animazione se ti il colpetto lì in mezzo? Sì, ma non è facilissimo capirla, secondo me. Sponiamo bassi. A chi spariamo? A Cocco! A Cocco! Vieni qua, Coccowitz! Vieni qui, Coccowitz! No, pezzo! No! Cosa c'è? Come cazzo? Cosa cazzo ha preso? Ha preso l'ascensore! Maledetto di un Cocco! Aspetta, quella è Serena per davvero o Cocco Glitch che si è trasformato in Serena? No! Aim Lab. C'era un cadavere sotto. Mi sa che Camper non si è riuscito a mettere la maschera in tempo, Non penso, visto che appena iniziato. Raga, c'è stato un problema. Tutto. No. Allora, sono salito l'ascensore. No, gran cavolo. Ho incontrato un altro Nova, che mi sa che è un impostore morfato. È scappato sopra, non ho più visto. Sì, c'è no. Il glitcher, è vero. Può essere il glitcher. Sono salito sopra, ho visto il cadavere rosso e siete arrivati tutti, ora è portato. Era sopra. Questa è stata la mia... Allora, le uniche due persone che io ho visto sopra erano Serena che se ne andava... E Axel, no, Axel dovrebbe essere arrivato. Sono arrivato nella stanza dell'ossigeno e c'era Nova davanti al cadavere, tutto spaventato, e l'ha chiamato appena mi ha visto. Io alla fine no, allora io vi dico, ti ho visto. No, io sono salito con l'ascensore, ti ho chiuso l'ascensore in faccia. Sei salito subito te e eri tu con la mia skin. Ok, Axel. Non sono salito. Io ho il dubbio che Axel abbia morfato pure il primo round, mentre lui c'era uno spento. Parliamo di un ricordo che solo Nova può sapere. E chiediamolo ad Axel, chiediamolo entrambi. Bello. Esperienza traumatica a 7 anni. No, ok, pensavo fosse nel gioco. Ok. Se c'è qualcuno che può cacciare Axel con il suo potere, può provare a votarlo glitch, secondo me. Aspetta, ci provo. Se no lo votiamo. Vado, Io vi la butto lì. Vai, ho dato il mio potere, sono un prosecutore. Sto usando, aspetta. Ok, votiamo, vediamo il prosecutore che combina. Sono Nova e Spawn. E io schippo alla faccia di tutti. È arrivato il prosecutore, no? Cos'è sta roba? Vediamo se non lo ero, quindi non so. Non so chi sia il prosecutore. Esattamente, chi è? Ero proprio occhiolino. Io. Occhiolino. Sempre facilmente. Meglio, vediamo. Sei in atto criminale. Ora, in teoria, se vediamo... dovrebbe aver azzeccato il prosecutore, dai. Qui, chiaramente, non col... Ma sì che lo è, invece. Andiamo di qua. Non dirmi che... Ma sì, ma sta tasca è fuori di testa. Dedo, devi venire, però.
Oh, oh, mi hanno visto. Vabbè, chi se ne frega? Se... Ah, c'è anche sotto, ok. Attilio rincorso da Nova. Rincorso da me. Capiamo, se troviamo qualcosa. Dove stai? Hai prosecutato bene, prosecutore? Cosa hai scoperto? Cosa fa il prosecutore? Non vedo morti nuovi. Non vedo morti nuovi, quindi il prosecutore ha azzeccato. Allora... Io sono safe, io sono innocente. Il prosecutore sceglie chi buttare fuori. Quello lì va fuori a priori, e se il prosecutore sbaglia, lo si trova morto anche lui. Cioè, non spawna in partita. Spawn. Guarda le mie sopracciglia folte. Sì. Le mie sono due qua sopra... Mi sono arrapato. Io sono buono come, come il pane. Okay. Il pane non è molto buono. Sì, pane sì, pane e salamella. Ah, quindi stavi in sausage. Ah, ma che cazzo è sausage? Sono anche nella mappa, non mi capire dove è sausage. Eri lì quindi. Era lui, colui che ha ammazzato me in sausage. Nessuno. Niente, non posso dire niente. Quasi ste cazzo di task. Io le sto facendo, raga, le sto facendo. Rage è veramente buono, ragazzi. Io vi dico che... Che no, se chiamate no, no. un'altra volta l'ossigeno... Sono buttato fuori impostore, come faccio a essere... Dice, attacco io la bombola, poi esatto, l'ossigeno si può chiamare due volte a partita perché è troppo cazzo. Vincolante. Cioè, devi smettere di fare quello che stai facendo sempre. Boh, sembra quasi un'emergenza. Puoi vivere. Le altre partite io le schifavo le emergenze, si arrangerà qualcun altro a risolverle. Storia della mia vita. Story of my life. Andiamo a fare sta cazzo di task, dai... Non potranno chiamare ossigeno così in fretta, cazzo. Apri. Allora, su. Qui, ruota fatta, godo. Saltano le luci, non so cosa farci. Scusate, ma quante long task ci sono? Ho fatto il diagnosi e cavetti, cazzo. Luci è su in manutenzione, sembrerebbe. Let's go. Oh, fuck. Ah, così posso vedere. Non che serva tanto. Tornata la luce, eh? Sì, no. Molto bene. Ah, devo prendere l'ascensore. Ho capito. Rage, non fare la cafonata in ascensore, ti prego. Difficilissima sta mappa, bisogna proprio capirla. Ero ingegnere, potevo metterci 8 ore in meno con il mio potere, ma vabbè. Famo sti cavi. E ma sta morendo qualcuno, tra l'altro? Già che ci siamo, andiamo in infermeria. C'è un muro, molto bene. È morto solo dei Dara, ok. Sì, chi è che non stava arrivando al Ballas? Eravamo tre davanti alla porta noi Ballas. Che siamo per entrare io, a risolvere. Serena e Nova. E Nova. Che stavo spammando il pim 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 per buttarlo giù, non stava arrivando nessuno. Io ho trovato dei Dara morto. Secondo me poi è stato anche Rage, eh. Pazzicava in Nover. No, fidati che io ho visto che tu potresti essere già morto. Capisco. Da sopra. Okay. Da sopra. Ah, mi hai visto? Sì. No, sì. Ma disastro. Rage è buono, raga. E allora esclusione, ragazzi. Rimane Attilio e Cocco e Serena. E tu no? Che ho visto con dei io ho buttato fuori l'impostore prima. Sono innocente, no? Ma tu non hai buttato fuori l'impostore. Ma Axel... Ma Rage è prosecutor. Infatti non è Rage prosecutor. Ho chiamato io Axel comunque era impostore. Sarebbe stupido buttare fuori. No, va, la smetti di fare il gesto. No, va bene Axel. Attilio Cocco Serena, sicuri. Nova è il jester. Esatto. Attilio Cocco Serena. Letteralmente sta parlando un po' troppo. Continua a dire no, ma lo butto fuori l'impostore. Quindi è
No, mi accusate. Mi accusate, capite tasche, che... Dai, su, finiamo le task. Vai. E non finite 20 anni. Siamo a metà. Vai, Attilio, dov'eri Attilio? Dov'eri Attilio sto round? Io adesso ero con te a è vero, ok, se regge safe, allora è Cocco. Ma io ero sotto a fare sta cazzo di votate Cocco, votate Cocco. No, ma parli troppo. Non è vero, votate Cocco. Attenzione, mamma mia, Manchester, no, Manchester 100%. Cioè Nova si è autovotato più un altro, che culo. Oh, lasciatelo stare. Chi un attimo, Nova? Io no. Grazie Interista Forever per i 50 bit, grazie del tifo. Che non è una malattia, ricordiamo. Cioè, è anche una malattia, però è abbastanza debellata, credo. Ok, abbiamo finito le task. Oddio. Oh, mamma mia, ma questo che è proprio aimlab? Cioè, da fare la mira e il tracking. Ma va troppo veloce. Ok. Incarichi. Manutenzione di paracavi. Manutenzione di paracavi, ok. Andiamo a sganciarci qualcuno. Non si vede nessuno. Luci, ok. Beh, sempre in manutenzione Luci, no? Io devo fare tutto in manutenzione. Non prenderò l'ascensore, prenderò questo coso. Molto più comodo. Ok, facciamo le luci e i cavi. Cocco bastardo, ti ho pure creduto. No, Serena non l'ha visto? Non l'ha visto Serena? Luci spente ragazzi, per quello. Ma Serena? Guarda Nova. Che stanno a fare? Non vedono, non guardano. Nova sta nella botola a fianco al cadavere, il cadavere non ha visto nessuno. Io sto per mettermi a piangere. Nova sta nella botola. Eccolo, è uscito. Ma l'avrà visto il cadavere? Che qualcuno no, raga. Ma l'ha visto il cadavere? La vince Cocco, ma proprio a mani basse. No, la vinta Nova, guarda, la vinta Nova. Ecco. E invece me. Buonasera. Pronto. Era per caso in elettrico, rabbia? Sì. Perché Nova l'ha scozzato ed è sceso sul bordo. Non è vero, grande Nova cavolo. È il Jester, madonna. Nova è il Jester, ok. Sono Jester. Nova è il Jester. Certo! Sono Jester. No, Rage, Nova è il Jester. Continua a dire. Non è Jester. Rega, no, a parte il fatto che non sono l'impostore, non sono Jester e Cocco. Cocco e Serena. No, Serena, Attilio e Serena nello scorso round eravamo, nell'ascensore eravamo insieme. Scusa, Rage. Io adesso sono andato a sistemare le luci. Serena l'ho vista, era sopra da me. Io e Serena eravamo sopra. Va bene tutto, sì. Quindi o Attilio e tu sei il Jester. Allora, per esclusione, prima, vedendo i round prima, di esclusione rimanevate fuori. Cocco e ma camper, io ero sotto a fare il figa della roba dell'acqua. Scusa. Nei round di prima, Nova e Serena hanno votato Nova e Cocco ha votato Serena. Ok. Io ho votato... Ok. Io ho votato Serena. Quindi votiamo quindi votate Nova. Quindi Nova è votate Cocco. Quindi Nova si è autovotato il Jester, figa. Votate Cocco, avete perso. C'è uno sceriffo, sparate a Cocco. Se muoio, abbiamo perso perché Nova si è autovotato. Regia ha votato Nova ed è un GG. Perché Serena ovviamente quando parli tanto sei impostore, Cocco. E ormai non fate così, per favore, sono una persona fragile. Serena sta facendo la abbastanza la brava. Regio ha dato sei fughi. Abbiamo perso, Serena. Tu cosa hai fatto? Io adesso non ho fatto niente, sto andando in giro. Ho visto te scendere, sono stato un po' in alto. Attenzione, vince Nova. Cioè, ma si sa bene. Io ho schippato. Oh, ma se l'impostore vi dice che quello è il Jester, credetegli, sì. Scusa, no? Ma scusami un attimo. Perché Cocco era così sicuro? Perché era lui l'impostore, per quello era che Jester. Una persona che schippa dei cadaveri. Regà, sono il Jester, Cocco è l'impostore. Io l'ho votato che per altre cose. Che cazzo di problemi avete? Cosa l'hai votato? Perché sei autovotato prima. Il prosecutor era te. Ero io, l'ho buttato fuori Axel. Io ero lo sceriffo e mi ha stabbato Axel, morfato. Allora, c'è da dire una cosa, Cocco, fossi stato veramente forte ammazzavi. Io ho votato Cocco. Non l'ho visto, non l'ho mai visto. Stava nella botola nascosto, Nova.
durante il meeting. Ma non c'è l'assassino. Ho tolto il modificatore dell'assassino. Ho tolto. Non c'era l'assassino. Diventi crash al gioco. Subito. Ma il PM vede i voti. Il PM vede i voti. Sì, vede i voti colorati. Ops. Ops. Vabbè, ci sta. Sì, è quello che ha dichiarato Camper prima, che poteva morire in 16 modi diversi. Sì, poteva morire in 16 modi diversi. Infatti io ho visto i voti scuri, sarà Rage il Prosecutor o no? No, no. O no. O no. Ah, impostori. Impostori si spona sopra, perché sennò da sopra mi vedono sotto e non vorrei mai che... Allora, Tearless è invulnerabile. Io e Tilio siamo i cattivi. Va bene, andiamo. Deidara? Che senso Deidara? Oh cazzo, ho fatto la skin uguale a Rage. Axel, che sta a fare lì? C'è una task? Immagino di sì. Andiamo a Cam. Iacchino va dritto. Lobby, Tearless. Iacchino m'ha visto. Deidara sembra afro, lascerei lì. Tiriamo giù le luci. Mannaggia le luci! Ok, il tizio aggiustato, perfetto. Ragazzi, che è successo? Allora, ho un paio di domande da fare. Innanzitutto, sì. Innanzitutto non è stato Iacchino, sicuro, 100%. Io confermo che non è stato. Dove è morto? Innanzitutto è allo spawn del piano di sotto. Però potrei dire una cosa, tra Deidara e Rage io non so chi sia il più stronzo, perché non riesco a distinguerli, io non so chi era sotto. Deidara era sopra. Rage era sotto. Rage era sotto. È vero, sono vestiti uguale pure. Patrick il medico. Allora Rage, perché non hai riportato il cadavere? Perché non l'ho visto. Cocco, perché Bordero, ci sei passato sopra? Campo, noi a che piano eravamo? Ma eravamo, se vuoi saperlo, in camera, Iacchino. Eravate se vuoi sopra, saperlo, sopra, io sono corso sopra il corridoio e l'ultimo che ho visto era Attilio. Se volete ti dico una cosa importante. E poi io ti sono... dico un'altra cosa importante. Se c'è il prosecutore, lo vedi spawn un impostore. Ecco. Ma perché? No, adesso... Non lo so, perché io sono dentro una botola e tu continui a provare a stabbarmi, non lo so. Te lo dico così, metto le mani avanti. Ok, Cocco, sono quindi dentro una botola e provo a stabbarti. Io sono l'ingegnere e Spawn continua a fare dei passi strani verso le botole di ingegneria. Di c'è un modo per evitare il voto mandato? No, non mettete Cocco ingegnere, è falso. Mi piace questa call di... Non c'è più l'assassino, non c'è l'assassino. Quindi sono l'ingegnere. Attilio e Spawn seguendo la call di entrambi? Ma ragazzi, io cosa cazzo ho fatto per essere quello fuori sto giro? Sono un ingegnere, Spawn continua ad andare sulla mia cazzo di botola. Se muoio. Ah, perfetto, arrivederci. Così impari. Quindi il PM ci saluta, anche il PM ci saluta. Fuori uno e fuori due. Così imparate. Vediamo, ragazzi. Tendo a saltare a conclusioni affrettate. Mi dispiace. Hai cliccato subito. No, anche perché cazzo si poteva rivotare. Ragazzi, ragazzi. Il tasto brillava. Brillava. Cosa che Mi sa che anche... No, dov'è? Questo è Tearless. Devo cercare Spawn e stabbare... Chi era? Sta Attilio sotto. Sta Iacchino. Che è safe. Devo sparare a Spawn. Dov'è Spawn? Dov'è Spawn? Spawn, dove sei? Quello mi sta inseguendo. Quello è Attilio. Io non faccio niente sto round, non faccio niente. Dove stracazzo è Spawn? Oh cazzo. Axel che fa? Si morirà dai assassini? Vediamo se riusciamo a scammarci di nuovo da Iacchino. No, ok. Spawn è sotto. Nadshana. Andiamo a prenderlo. Andiamo a prendere Spawn. Dindon. Perché? Dove cazzo è Spawn? Mortacci de Pippo. Dove sei nascosto? Io aspettavo tu che ce la facevi, Dado. Dado ce l'ha fatta? Ce l'ho fatta, stavo guardando anch'io. Sono cazzo vivo, sono vivo! E Tearless ce l'ha fatta oppure no? No. Sembra di no. Ma quanta gente è morta? Certo, Tearless era... Tearless è morto per l'ossigeno e Deidara era il PM.
Attilio, perfetto. Come faccio? No, 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 cosa vuoi dire tu? Scusa. Allora, Cocco e Deidara sono morti così. Se ne era morta prima e Tearless è morto per l'ossigeno. No, 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 tu parlavi di Tearless. Tearless è morto, l'hai riportato tu. No, ho detto, mi sa che anche Tear era alle maschere, ho detto. Sì, sì, era alle maschere sopra. No. Con me no, sopra no, sopra no, c'ero no, io. Non so se sopra o sotto. No, sopra, sopra, sopra. No, no, Camper, fammi fare un attimo una roba, perché Attilio stava dicendo delle robe un po' strane, un po'... Andrea, ti era con noi alle maschere, scusami. Ma io penso, ho dato per scontato che fosse morto qualcuno per l'ossigeno. Ah, ok. Dado ha trovato il cadavere, può dircelo lui. Allora, io, come Rage faccio a saperlo, e Tearless ci siamo beccati a sinistra e siamo andati all'ossigeno, più o meno insieme, e io ho lasciato Rage e Tearless all'ossigeno. Rage, hai visto che è morto per l'ossigeno, tiro o se n'è andato? Io ero con Dado, no, allora, era già allora, sparito da un po'. Allora, la cosa è questa, allora, o è morto per l'ossigeno... Allora, forse non ha messo chiuso bene la maschera, non so. O è morto per l'ossigeno... O se l'ha ucciso qualcuno non sono stati né Camper né Rage. Su questo ci metto la mano. Confermo che Camper non è stato, confermo. Io ero con Andrea, quindi Io ho beccato Giova salire alle maschere. Ok. Sto votando Attilio. Skippiamo. Attilio, ero su con Andrea a prendere la maschera. Attilio sta di un sacco di cazzate. Ero sopra però, c'ero anch'io sopra. Però. Stavi dicendo sì, un sacco di cazzate. Ma voi siete tutti sopra, ma noi eravamo sopra e non c'eravate. Come cazzo è possibile? No, ragazzi, voi eravate infatti sotto, perché io vi vedevo per interi. Esatto. Io vedevo sotto, quindi non penso. Anch'io vedevo sotto. Io non mi ricordo se sono sparato sopra o sotto, scusate. Ragazzi, ancora in sotto si trovate. Devo prendere spawn e sparargli un proiettile in fronte. No, è sotto! Mannaggia il... Dove cazzo sta? L'ascensore. Non è qua. Andiamo a prendere quel maledetto figlio di puttana. No. Eccolo qui. No, è sparito. Ah, pezzo di merda! Giustizia è stata fatta per Tearless. Giustizia è stata fatta. Ok. Io l'avevo detto. Sì, aveva senso. Così? Sì. Aveva senso, ragazzi. Erano due partite, erano due round che lo stavo cercando, Giovene. Mamma mia. Ho chiuso l'ascensore in faccia. Era due round che lui spawnava solo te, io sopra. Poi prendeva l'ascensore e lui saliva. Mannaggia, non si può né scendere né salire con spawn. Porca troia. Grazie, mamma mia. Per avermi vendicato uccidendo l'ossigeno comunque. Ma l'ha chiamato spawn l'ossigeno, lo so. Lo so, palese, che l'ha chiamato palese, lui. Palese. Ottima kill da impostore, Camper. Non ti voterò. Non ti voterò neanche io. Ottimo. Cioè, anche col cooldown hai fatto proprio una roba fighissimo. Hai visto, l'hai ucciso. Cioè, non mamma sembra mia neanche tipo fatta da sceriffo. Sembra allucinante. Sembra una fuori roba di testa. Ah. Che palle. Ma Cocco, ciucciami le palle. In base a cosa, l'impostore? Ma chiudi la mia live. Da adesso ma chiudi la mia live. Trimbo e basta, perché mi avete rotto i coglioni. Io ero dentro. Guarda, vieni qui. Vieni tutto maturo. Guarda, vieni qui. Io ero qua dentro e tu facevi così da innocente con la luce spenta. Andiamo a prendere anche Axel, che secondo me... Dove sta? Attilio. Ah! Non era Axel. Allora, adesso in avanti registro tutto. Mi avete rotto, allora, le avete rotto i coglioni. Che cazzo, buonasera. Si è sparato su di me. L'hai ucciso. C'erano anche Axel e Iachino. Attenzione, attenzione. Io non l'ho visto. Eri con me, brutto. Io sono ubriaco. E allora? È ubriaco. Hai visto davvero? Che cosa? Io, Axel e Andrea che camminavamo, Axel era davanti a noi e Andrea che casca. Ah, per quanto ne so, io caso. Tu potresti aver sparato... capire come funzionasse l'ascensore io. È perché eri lì e quello davanti all'ascensore è caduto. Sei appena stato ascensorizzato. Per quanto ne so, io potrebbe essere tranquillamente Attilio che gli ha sparato, perché Attilio sapeva che lui fosse lo sceriffo e quindi come criminale ovviamente. Ma che cazzo di culo è davanti a tutti? Ma destra, scusatevi. Sì, perché era dichiarato sceriffo. Sai, un pezzo di merda. Per me può farlo, eh. Attilio arrivava da destra. Vero. E io ero a sinistra. Cioè lui io arrivavo da destra, sono arrivato dove... giù, che è la stanza che non mi ricordo come si chiama, che è l'osservatorio.
Sì, che era l'osservatorio. Sono andato a fare una task, sono uscito, Axel era con me, e sono usciti Andrea e Iachino da un ascensore. Io mi sono fermato con Andrea, Andrea è caduto. Aspetta, Andrea chi è? Questo era quello che è successo. Allora, Camper. Sì, Camper che è mi si è ammazzato addosso. Io Camper molto non l'ho visto, ragazzi. Io ragazzi, visto skippate. Sinistra. Siamo. Skippate. Perché skippiamo? Ma quindi uno fra Axel e Iachino è il Jester? No, può no, darsi. Sono io il Jester. Hai ragione, è vero, Ridge. Me l'hai fatto vedere prima. Hai ragione, scusa. Che cazzo. Perché tutta la mia chat ti fa per Yaki? Che genere. Ma che dici? Vabbè. Ho sbagliato, ho sparato ad Axel. Ah, non ti ho ucciso, ho sparato a Tilio. No, no, ho sparato ad Axel. Non è vero, fake. Mamma mia, quanto odio sta task. Come devo fare? Così? Così. Me l'hanno interrotta tre volte. Questo. Oh, ma i cavi, voglio... scusa, che finisco con un 37 miliardi di cavi. Come, che cazzo? Hai fatto i cavi. Ho una laurea in ingegneria per fare sto. Oh, basta. Ah, sono fortissimo. Ho sbagliato strada, porca. Ma c'è un cadavere qua. Faccio la borraccia. Oh, ce l'ho fatta. Gustoso il cadavere. Perché non posso entrare? Ah, non si entra. Sta cosa dei due piani comunque, mamma mia, Giova. Ho finito la tasca. Ok, sì. Ragazzi, Iachino ha ucciso Tato e poi ha botolato. Hai le prove di quello che stai dicendo? Hai le prove di quello che stai dicendo? Stavamo seguendo, che cazzo era, l'Hunter? E poi stavo entrando in un ascensore, poi Dato è morto e tu sei entrato in una botola. No. Il fatto che lui stia ridendo evidentemente non è un buon inizio. Allora, quali sono i ruoli che possono entrare nelle botole innanzitutto? Un elenco. L'ingegnere, credo l'ingegnere, che ci sia stato settato, e gli impostori, ecco. Io ho visto una perdita. Sì? Sono casinetti. Ho visto Attilio tirare una coltellata. Sì, va bene. E per la paura ti sei messo nella botola. Sul coppino uno. Perché cos'è quel pollice di Attilio? Sul... Ti ho votato. Cioè, senso. E io voto te. E votami, che ti devo dire? Capri, il ceriffo si è abbassato su di me. Adesso se vi sbrigate... Non, allora... Mi puzza Iachino, non si sta difendendo troppo. Ti puzza Iachino? Per il voto lo stesso. Ti puzza Iachino, no? Ma era il Jester, eh? Ha vinto Iachino! Allora, fra i due, io godo come la merda, godo Attilio, godo. Nova era... Il glitch e Attilio era il compare di Giovene. Non ci credo. Godo. Dai, stavo pensando alla mia difesa che ha funzionato. Poi, quali sono i ruoli? Cocco che è stato ucciso perché ha botolato all'inizio. Io sono ingegnere, proprio convinto. Allora, io ho una domanda da fare. Regge, mi stai facendo segno di entrare dentro quel fattuto? Stavo portando, sì. Ok, sì, perfetto. Ti stavo portando, ma non sapevo che Attilio... Io cammino... Perfetto. E vengo accusato. Non so più cosa fare. Sì, anche io. Anche io cammino e vengo accusato. Attilio uguale. No. A difesa di Cocco. Non è quello che ha detto: ho visto Iachino uccidere qualcuno. No, adesso mi sono rotto sporco. Te l'ho detto. Ho iniziato a rivisitare tutto quello che faccio. Perché l'ho ucciso io, sta lampa, stava per finire le tasche, ho panicato, ti ho visto un po' tardi. Ma detto, me l'hai invitata tu praticamente, hai fatto tutto tu. Sì, ha fatto, sì, tutto, ho fatto tutto io. Hai fatto tutto tu, bravo Attilio. Cocco, la mia non è un'accusa e chiedo perdono, era solo una gag. Va bene, no, ma va io bene, ci credo bene. Quello che mi dici. No, va bene, cioè, va bene. Effettivamente è come hai detto tu. Ti ho offeso. Datemi un altro impostore. Woohoo! Impostore con Nova, sono l'Undertaker, quello che trascina i corpi. Vediamo di controllarla. Ma non sarà semplice. Allora, andiamo in sicurezza. Sicurezza! Direi che questo è un modo brutto per trollarla. E poi toglierei l'ossigeno. Comincerei così. Io, Yakideido, se volete... è un po' veloce da...
Ciao Rage. Pronto. Ah, oh? Come cazzo il cretino che ha ideato la cacchio di task dello scotch, figa. Cioè, tu hai usato fare azioni sospette accanto ad Axel. No, raga, io voglio qualcuno mi può sgozzare, per favore. Non posso vivere così, davvero. Perché quello del cibo è un esercizio di matematica. Quello del cibo è difficile, devi fare la perché mi figlio di te. Dado è morto. Ma quello del cibo, quello dell'acquario. Ma quello del cibo c'è la matematica. Io non ci voglio far matematica. Devi, col mouse c'hai la biglia da sì, bolla sì, da portare avanti verso ci la sono foglia. Tre task prese da Aimlab per chi gioca agli FPS. No, quella della vaschetta dei pesci. Allora, vedi i pesci, il cibo del pesce. Oh, ragazzi, mannaggia il vostro patrono. Ho capito, non so stupido. E ti tiro addosso l'acquario, imbecille. Ti giuro, ti rispedisco in Lituania. Ma magari, che morto, ragazzi, io dirò solo Skype. Non ho capito. Skype. Perché è più British. Il prossimo che muore gli dico Tim Speak. Discord. Google Meet. Yachino, se vuoi votare andiamo avanti. Gas. Bravo Attilio. Ma soprattutto perché Deidara porta ancora le corna di mortacci sua che lo con nudo. Nudo. Pedoso e con nudo. Pedoso. Ognuno anzi, siamo il B&B. Ah, io vado sempre in telecamere. Mi piace sta cosa di stabbare, chiudere la porta. Tanto la gente non le sa aprire le porte. W e giriamo. Ci rimettiamo qua. Facciamo finta di guardare le telecamere. Tanto nessuno ci dirà mai nulla. 12 secondi di cooldown. E poi al prossimo che entra in cam a dare un'occhiata col nasino, chiudiamo le porte e diamo la coltellata. E diamo la coltellata. Se l'ho prosecuto, non dovrei morire, no? Cioè, non dovrebbe andare bene col jester, il prosecutor. Ah, rieccoci, allora. Così è obbligatorio, così è obbligatorio. Ah, ma era... E ora chiamiamo l'ossigeno. Ma che succede? Muoio anch'io, vero? Perché tutto... Cos'è successo? Ah, perfetto. Hai crashato. Sei fatto fuori da solo? Sei fatto fuori da solo. Io no, crashato. A quanto ragazzi pare... Anche gli impostori devono prendere la maschera dell'ossigeno. Ah, no, beh, c'è, ma... No, ma... No, io sono piaciato. C'è un problema. Io avevo... Ero l'escapist. Ho usato l'escapist e sono finito dentro un muro un po'. Ah, l'ho visto, no, ragazzi? Tipo in Sicilia. Comunque io sono crashato. In Sicilia funziona in questo modo? No, penso fosse la Sicilia, sulle onesto autostrade, sui grandi ponti. Ho visto pian piano la mia vita spegnersi e non capivo. A quanto pare anche gli impostori hanno bisogno delle ossigeno. Buonasera. Bello, sì. Era già okay. Era un beatbuster da provare. Comunque ragazzi, fino ad ora l'ossigeno ha fatto più vittime che i killer. Mannaggia la troia. Ragazzi, vi potete cambiare quelle fottute corna, vi ringrazio. No, sì. Deidara. Così parliamo, riesco a me lo okay distinguere. Rabbia, hai visto il tuo primo cosplay? Devo trovare una capigliatura. Hai visto? Ah, tolgo il multitasker. Ho tolto solamente il multitasker. Ricominciamo. Sono fastidioso. Crewmate, medico, brutto sto ruolo. Tiebreakista, spia. Andiamo upper e cerchiamo dov'è admin. Dov'è admin? Tutti sotto, a parte Cocco e me, e forse Axel, no, Axel è sotto. Giriamo per la mappa, però di qua non mi fido. Oh, nessuno? Ciao Rage, solo io e te. Ah, posso farle anche tutte e quattro contemporaneamente?
Oh, il prosciuttino, il prosciuttino è sotto. Il prosciuttino. Cock veniva da. Mannaggia, il prosciuttino è sotto. Sì, ma se tu usi l'ascensore mi chiudi le porte sopra. Ma l'ho visto, l'ho visto anch'io. L'ho visto tutti. E sapete, teoricamente stava salendo Cocco, no? Non pigliamoci per il culo, per cortesia. Vedevi l'ombra sopra il cadavere? Ero io che ho visto Dado andarsene camminando. Quindi Dado era... Dado è il jester, molto probabilmente, o non so cosa stia facendo nella sua. Ma ragazzi, ma voi siete rincoglioniti o che cosa? Dado ha preso un ascensore, è arrivato da sopra, quindi come cazzo l'ho killato? Vabbè, attraverso io il ero dedo? Con Rage e siamo saliti insieme. Spawn era sopra sì, con sì, noi. Sì, sì, era sì, sopra sì, con sì. noi, poi, e da sopra abbiamo visto il cadavere di Iachino sì. steso per terra, insanguinato. Ah. A quel punto è arrivato, c'era giunto anche Cocco, che non so se ha preso l'ascensore. No, ma Cocco era sopra, io ero sopra. Cosa stai dicendo? Beh, Cocco era già sopra, allora, quindi possiamo togliere un po', tipo uno degli possiamo unici. Togliere un po' di nomi. Io ti posso dire una cosa, prima di Dado, io adesso non mi ricordo che cazzo era, ho visto una persona da sopra, cioè da sopra, l'ho visto da sopra. No, sicuro Dado è spawnato sotto, sicuro. Che è passato per il cadavere, quindi una persona ad essere l'impostore. Non era a sinistra l'impostore, ti posso dire questo. E non può essere che Iachino abbia sceriffato? Non lo so, no, era perché già morto lì, non l'abbiamo visto. Cioè, non vorrei capire, cioè, sembra morto troppo in fretta, quello. Ma basta di che morte, ma il cooldown c'era tutto, Giova. Okay, c'era tutto okay. il cooldown. Il cooldown dello sceriffo è 5 secondi, camper. Anche del glitch 5 secondi. Ma perché povero Dado con un singolo voto? No. Ma non capisco poi tra l'altro il perché di questo singolo voto. Ma vabbè, vabbè, a sta me sta bene, venite a prendere. Ragazzi, Dado... Vabbè, Dado si potrebbe meritare una bella pistolettata. Io spawno basso, se becco Regi do lo scudo. E mi guarda i Josh. Un piccolo passo per grazie l'uomo, Simic un grande passo per farci arrivare a fine mese. Il quarto è noob. Din don. Regi mi porta in alto per darmi una stabbata. Non penso. Allora, Cocco, Camper e Rage stanno insieme. Axel sa il mio ruolo. Axel mi uccide, ma c'ha ragione. Serena è da sotto. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a Cocco. Cocco che insegue Serena, Attilio, Dado che vanno a coppia. Attilio e Dado vanno in coppietta. Oh cazzo. Le comms. Oh, sono morto. Sì, doppia hanno fatto. Che cazzo mi ha fatto doppia? Che cazzo ma. Tearless Rage? Ma l'ho immaginato troppo tardi. Chi ha fatto doppia? Tearless Rage? Tearless Rage. Io ho visto. Tu stavi guardando le cam. E io. No, stavo sistemando le cam. Io stavo. Ero lì. Potevo fargli l'outplayato. Allora, che male tutto. Mettiamo le mani avanti. Uno okay. presente Rage perché girava insieme a Camper. L'altro, uh-huh. no, il Jester perché era davanti a due cadaveri e non faceva un cazzo. Giusto. Uh-huh. Poi? Basta. Poi non che ci siamo separati io e Camper a tutta a sinistra della cosa. Sì, sti cazzi. Potete pure schivare. A parte il fatto che è morto Rage. Good luck. Magari no, ma... era davanti ai cadaveri perché boh, è rimasto scioccato. Attilio, sì, no, potete pure skippare, tanto non cambia il vostro voto. Attilio è morto adesso in questo istante perché gli sono passato di fianco un secondo fa e l'ho lasciato vivo. Non so, io ho riportato Camper e non mi ricordo chi altro. Dove era Camper però? In alto a destra, sopra in alto a destra in comunicazione. Io non ho proprio visto i cadaveri, sono salito sopra, ho fatto la quest. Avevo incrociato Dado. Esatto. Raga, potete skippare io, pure, tanto sì, ho trollato. Sono morto perché non posso ucciderti, Mi spiace, Cocco. Lo so. Però ti dico che non hai vinto. Lo so, c'è l'altro impostore pure. Qualcuno ti ha full votato? Il persecutor. Persecutor? Ma quando lanci fai qualcuno, ti dice se sei impostore o no? No, però se muoio... Però vedi se... Se Cocco muore... Se Cocco muore...
Mano Cocco non muore. No, sì, decisamente non, non volevo neanche ucciderti io, Camper. Però è arrivato lui, ha ucciso. Ma Dado era un veterano e non ha attivato il potere in una mischia. Folle. No, era un cooldown. L'avevo usato prima. Ragazzi, qualcuno. L'unica cosa che potevo fare era spammare il report. E ti giuro, non me ne sono neanche accorto che poteva essere una doppia così. Però, facile. Oltre a Tearless e Scapologo, c'è pure Axel Glitch. Sta roba. E sì, un altro Jester. Quindi mi sa che è impossibile per Crime di Vincere. Che devo fare questi pesci qua? Questo mangino. No, bisogna avere il culo. Però lo devi che scappellare e buttare giù dentro l'acquario, sì, sì, dalla, sì, parte più. Devi scappellalo tutto. Scappellamelo, ti prego. L'hai mai avuto un pesciolino? Sì. Hai mai fatto un scappellamento? Attenzione, Axel diventa viola. Oh. Ok. Ma no, capito, vede Serena, vede Cocco, da pesce stavata a Cocco e... Cadavere Axel, segnalato. Axel. Axel, Axel, che sono sceriffo. L'ha detto per prima, eh? Fai attenzione a ciò che dice. Letteralmente hanno chiamato prima. Se qualcuno uccide Cocco, sceriffo, non l'ho sparato a Cocco. Fine. A Cocco era il prosecutore perché ha buttato fuori Axel. Scusa, no, ha buttato fuori Rage e non è morto. No, non era Cocco. No, se non... Scusa, poteva ha detto poteva essere anche Jester. Poteva essere anche Jester. Cioè... No, Jester non ha 5 voti a favore, però, ragazzi. No, raga, no. Ah, cioè, vero, ha, no, ha detto no. Se volo fuori e muoio, cioè... ha fatto il prosecutore su Rage. E tu adesso mi stai dicendo che Cocco l'hai ucciso tu. Cioè, l'hai sceriffo. No. Buttami fuori, vai. Sì. Cioè, che te dico? Aspetta, fermi, ricapitoliamo. Cioè, Cocco ha messo i voti su Rage. Sì, Rage è morto, e Cocco era ancora in vita. Quindi vuol dire che Rage era qualcosa. Esatto, PM, quello è sicuro. Vuol dire che Cocco non è il persecutor. Adesso aspetta, io e Cocco stavamo girando insieme praticamente. Sera, dobbiamo pensare che parliamo io e Tierra, che siamo esterni dalla cosa. No, ma nel senso, sinceramente, cioè, io non ho visto niente, io non ho seguito nulla, io sono, ragazzi, più confuso di tutti voi messi insieme. Ma io così scemo, ragazzi, serie, mo io non voglio offendere la tua intelligenza, però mi sembri stupida, ma ti pare che io ammazzo Cocco sapendo uccidere tu a fianco, così per ire? Tu non lo sapevi che ero a fianco, non mi hai visto. Ma se avete preso il instant reportato, appena mi hai visto, appena sono tornato dietro e reportato. Assolutamente no, vi ho visto entrambi, ho ucciso e reportato. Io ho votato, no. Vai. Anch'io. Accuse deboli. Axel bastardo. Mannaggia, hai sbagliato a parlare italiano. Eh? Hai detto sono arrivato, l'ho ucciso e l'ho riportato. L'hai ucciso. È giusto. Bravo. Sono d'accordo comunque. Godo. Popi di un Axel. Godo. Aggressivo. Ma voi impostori non fate un cazzo. Voleva semplicemente urlare addosso a Serena e l'ha presa comunque in culo. Popi Axel. Per i cattivi, era già destinato a finire, quindi sono sfogato. Sì, io ero 100% certo che il glitcher fosse già morto. Ma che minchia bisogna fare questa manovella? Ma che difficile è sto gioco, ragazzi. Io ho detto. Adesso ragazzi, ci abbiamo un Jester, Serena e Tearless e Scapologo. E adesso vediamo un trovarne uno Tearless e basta. Aspetta, sì, attivato l'ossigeno. Adesso va fuori. Attivato l'ossigeno. Grazie, Rage. Grazie. Per forza. Fai vincere i cattivi, però vabbè. Sono cattivi. Scendi sotto, Tearless. Ragazzi, Tearless non mi sembra Tear, ti prego la... Ah, okay, che l'ha presa. Manca però dai, Tearless deve... fa solo una kill. Ci avrà contato. Se lo ammazzavi, mi faceva molto ridere, sinceramente. Beh, Tear, eccolo Tear. Aspetta, eccolo. Ragazzi, ha vinto. Sì, ha vinto, ha vinto. E non trova, è un po'. Se non tanto trova, le task, ecco, eccola. Perfetto, ha vinto. Sì! Bella, hai tirato fuori l'altro impostore, Godo. Oh, comunque, no, vai sempre Jester. Come cazzo è possibile? Non lo so. Io sono sempre. Ma poi fallo, ma almeno provaci, no? Cioè, ma non puoi sapere. Sì, ma due cadaveri. Sì, ma ok. Layer clone, vai via. Okay. C'è la scusa che avevo la questa aperta, ma capiti sempre tu, Cocco. È un po'. Ho capito, io salgo. Giro destra, vedo ma Nova sempre due cadaveri. Sei la sfiga. Se n'è la sfiga, sta cosa. Ma sei davanti a un ascensore, Nova. Manca Giova. Se non ci fosse l'ascensore, allora, io sono ghiacciato. Aspetta, dai. Perché ho detto, boh, c'ho la questa aperta, non c'ho la visione. Comunque, ragazzi, capita impostor, facciamo finta che non lo sono. Se siete, okay, se siete okay, la spia, okay, andate ai pallini, siete morti. È il posto più lontano e disabitato di tutta la mappa, tranne okay, per me e Axel. Guarda che la spia vada lì, che così posso... Adesso sono spia, 100-100. Io corro ad ammazzare la spia subito. Giova, quando ero una spia, ho full ignorato, cioè, niente.
Spooky, scary, skeletons. Allora, chi non spawn in upper mi nasconde qualcosa perché non vuole vedere chi c'è sopra. Tearless, Novatilio, Deidara, Axel. Vediamo. Tanto ho 5 secondi di cooldown, so potere. Ok. Tearless, Novatilio, Deidara, Axel. E già ce ne abbiamo uno. Ah, così. Tirlio Deidara Axel. Tirlio Deidara Axel. Allora, uno si è trasformato in me e l'ho visto dal piano superiore. Allora, Deidara muore. Tirles lo riporta perché trova il morto. E Tirles no, va a Tirlio Deidara Axel. Attilio Axel impostori. Attilio ero con qualcuno in storage. Stavo facendo un task, ho visto in trasparenza qualcuno alla tra mia destra. Tra l'altro, Deidara aveva il Frosty, ragazzi. Deidara aveva il Frosty. Cos'è il Frosty? Quindi... ti fa camminare piano. È morto Deidara. Sì, l'hanno ucciso e l'impostore stava camminando piano sotto i miei occhi perché lo guardavo da sopra. E chi era l'impostore? Era uno morfato da me. Perché non hai aspettato già che c'eri? Perché io sono sopra, lui è andato in una stanza e mi è scomparso. E Attilio, Deidara, Axel, Tearless erano quelli quindi che ho visto. Quindi stai dicendo sopra che sopra non è un self report? Secondo me no. Esatto. No, non lo è, non lo è. In realtà io ho reportato perché non c'era nessun corpo, c'era soltanto tipo un barattolino bianco. Ma verso e destra? La cosa mi faceva ridere, è come se fosse il cam jar. Esatto, il cam jar. Scusa. Tier, che palle! Volevo trovarla io la cam jar. Invece l'ho trovata io quella da reportare, la faccia tua. Tutta mia, la mangio io. Oh, yogurt proteico. Ma quindi Spawn, chi è che secondo te potrebbe essere Attilio? O Axel o Attilio sono, secondo me. Okay. Axel, no, è uno di quelli, è una persona che è spawnata in basso. Non c'ho, è una persona che è spawnata in basso e io sono qui quattro nomi che ho visto spawnare in basso. Se voi ne avete altri, ci va a giudicare pure quelli. Io questo certo, sono andato a te. Sì, sì, certo. Io ero di lato, qualsiasi cosa voglia dire. Io non parlo italiano. Vediamo già il gameplay Spawn, la smurfa, tutti muti. È strano che non abbia avuto però sospetti nei miei confronti. Andiamo in basso. Noi stiamo qua, ma che ce frega. Aspettiamo ancora un po'. Non vorrei morire. Camper, ti prego, lasciami stare. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Io mi voleva sparare, mi voleva sparare il merdoso. In lounge? Una botola? Oh, oh mio Dio, avevo male al cuore. Ragazzi, mi stavo inseguendo Giova, sapevo già che mi voleva sparare un bel proiettile in fronte, l'ho visto. Mortacci tuo, guarda, di non ti ho... Madonna. Oh, merda. Fantasmi, figa. Beh... Attilio, Deidara, Axel, Tearless. No, ma mettiamo anche Axel. Ma sarà uno sceriffo qua. Butta fuori anche Axel, secondo me. Buttatemi fuori, c'è me la collo. Cioè, butta tutto su di me. Chi ha riportato? Dove eravate? Dove è l'ultimo rimasto? Che tanto l'elenco che ha tirato fuori. Dove eravate? Io ero nell'ascensore in basso. Davanti al pulsante di admin, cioè il pulsante quello per chiamare l'emergenza. Io ero in engine di Uma a cercare di capire da come uscire fra le due porte che si aprono una volta. Observation. Io sono al piano di sopra in ascensore. Allora. Per aprire la porta, cliccare la lettera che compare e girare la manovella. Nova? Io sono su ballast in mappa. Basta. Ballast. Dai, ragazzi, Axel, vogliamo Axel e via su. Ma cioè, sì. Giova, vorrei difendermi, ma non c'è modo, non c'è un come tempo, dai. È la call più potente del mondo. La call più potente del mondo. Meno male che ha vinto Axel che è Jester. Godo, grazie. Era Jester? È Jester? No. Jester. No, no, he's fucked. È Jerry? Big noob. È Tom? No, ma va. Godo no. Come un bastardo. Godo come un innocente, coglione. Era innocente, godo il doppio allora. Allora, qui è difficile che la gente sia morta. Yakino, secondo me, non ce la racconta giusta. Infatti, lo lasciamo con Nova. Camper è cattivo, cazzo. Camper si è preso la gratis la call di buttare fuori uno cattivo. Camper probabilmente è il glitch.
No, porco Giuda, ti odio. Lo sapevo. Si gode. Grazie per questo rating. Pensavi di fegarmi? Buttate fuori Nova. Grazie, arrivederci. Perché Nova? Io l'investigatore. Nova, grazie, arrivederci. No. Perché Nova? Piedi, c'è un report sul tuo cazzo di piedino, quindi sì. E no, potrebbe essere il gesto. Posso dire una cosa che fa ancora più ridere? C'era pure Serena, ma Serena il round prima, quando sono stati tre cadaveri. Serena era con me. 100%, l'altro era con me. E allora Iachino. Eri sopra Serena? No, io e Serena siamo partiti dal basso e siamo saliti. No, adesso io sono sotto elettrico. Allora era Serena, quella che ho visto a fianco Nova con i piedini. Io stavo per reportare Spawn, tra l'altro. No, sì, non stavano così le cose. No. Ma allora, la tua scusa è no, io ho visto i tuoi cazzo di piedini blu, sono 100% certo che non è Serena, quindi sei tu, punto. Sì, io ho visto passare un blu. No, ascolta, a parte il fatto che le luci Cocco le ho risolte io. Cocco, i piedini fossero quelli di Giova? Hai ribatto. Erano blu. Sì, ascolta, allora, ho fatto l'elettricità, l'ho fatta io. Hai ribatto, Giova? Sono andato a destra. Ah, non c'è Giova. Io so che è stato. In gioco, raga, se non capisco nulla. Cosa? Parlate con i nomi in gioco, perché Gianluca, Paolo. Ok. Spawn è venuto quando ho finito le luci. L'ho fatta io. Se fosse stato imposto, non avrei fatte. No, va. Sono destra mentre stavo prendendo Steam. Ho fatto la quest, chiudo la quest e cioè, era morto per terra, non è vero, raga. Allora è cocco. E ti rendi conto? No, sì, la sua difesa. No, è cocco. Raga, ho risolto le luci, posto. Ho la quest aperta, non vedo il corpo se l'hanno ucciso con la quest aperta, cocco. Devo tenerla là in stallo. Seguirò Nova. Nova è palesemente l'impostore. Va, questa la teniamo spenta. Siamo lontani da Nova. E qua cosa c'è? Le luci. Devi sgozzarlo fortissimo. Beh, tu devi lasciarmi vita. Ammazzatevi sto coso. Subito. No, ma che Button Berry? Sto lì al bottone. Siamo in sei, figa. Se non ti buttiamo fuori, perdiamo e basta. Buttate in fuori. Ma se sono sceriffo, sparata a Cocco. Fatelo pure, io, così vi suicidate come dei clown. Io Cocco, ti ho detto, per me non sei... Allora, a parte il fatto, per me non sei investigatore. No, la tua scusa è stata Cocco, avevo il pannello aperto. No, perché mi hai accusato, perché ho risolto le luci, ho fatto la quest, avevo la quest sopra. Come faccio a vedere se uccidono Spawn mentre ho la quest aperta? Tolgo la quest e vedo Serena, il corpo e te, o che siete arrivati, mi sa. Qualcun altro l'ha ucciso. Non l'ho ucciso io. Se non sei tu, allaghi. Appunto, quello ti sto dicendo, non mi lasci parlare? No, la tua scusa, no, sei stato tu, quindi risolve... per me sei tu direttamente. Dammi scusa, è fare le luci, fare una quest, trovarmi il corpo perché vuole l'interfaccia della prossima quest volta avanti. Posso dire no, sei tu, di prima la scusa. Cocco, ormai è una sfida questa. Sai cosa faccio adesso? Quitto direttamente. Quitto io, questo è un gioco di impostori veramente. Quittano entrambi ora. Sì. No, sta allora ancora. Si deve portare avanti questo strazio. Devono avere dei dubbi su di me. Holy fucking shit. Avrà visto la botola? Lì è Nova. Lì c'è Serena, lì c'è Cocco. Dove stanno tutti? Oh, ops. Ops, ciao Iachino. No cazzo l'ossigeno. Devo respirare. Pazzesco.
Oh, oh man, godo. No, non dico ragazzi, niente, godo. Solo una domanda niente. Da fare. Io non dico niente. Perché Camper può entrare dentro le botole, scusate? Perché sono un ingegnere. Perché sarà un figo da paura. Ah, o okay. Destro ingegnere o... Nova. Hai tipo questa skills innata. Cere. Io non dico niente, perché va bene così. Sera, beh, dai, votate sera. Io ti. Ma. Ti, ma cioè, ragazzi. Io prima. Favore, allora, io prima sono stato zitto. Eravamo su in due, io e Cocco, mano per mano in ascensore, che ti stavamo cercando. Sera, io. Allora. Io, ho letto io gioco, vado a prendere la maschera. Vado a prendere la maschera. Vado a prendere la maschera. Cocco dietro di me, tu eri di fianco a me, riportato Cocco. Vai. Da te, l'hai ucciso. Infatti era un prima, io in realtà ti ho visto prima ero sempre spawn, safe, ma non l'ho detto. Ero sempre safe. Ecco, raga, ma dai. Ragazzi, io non io voglio cavarmi gli occhi, cioè, vi giuro. Cioè, mettere 4 tie break a questo punto, perché ci prego, mettine 7. Vi prego. Oh, you fucking shit. Holy fucking shit. Dove devo andare? Prende l'ossigeno e non si respira. Perso. Cioè, mi è appena cresciuto il gioco. Controllati da Nova. Ma perché tanto crashano. Che quello che siamo, no, sono cresciuto anch'io. Quello cattivo, ragazzi. Ma guarda, ma che ero io che, cioè, guarda che loro erano in due, io ero il jester, quindi stavano le votazioni, ma anche stavano loro, erano in due. Davanti ai carabinieri, raga, devi agire come se non fosse successo nulla. Lo vedi Nova come si agita? Io su tre col che abbiamo fatto Nova ho sempre votato Nova. Ma l'ho salvato io spesso e volentieri Nova. Ma Camper, se noi sappiamo 100% che è Nova. Ma io gioco come il secondo impostore, pensavo, ti fai votare fuori. Pensavo ci fosse solamente un impostore, non credevo che Iachino fosse l'altro impostore, quindi cercavo di stallare la partita, perché se pensavo che se fosse volato Nova sarebbe finito il game, pensavo questo. Vabbè. Dopo lo scusa, mi sono allergico ai congiuntivi. Sì, mi sono andato in pappa al cervello. Scusate. Iachino è stato il quiet kid. Sto zitto le mie. Per questo il re di Iachino che non sa cosa fa l'ingegnere, che io che gioco da 7 anni. 7 minuti che insulto la persona che mi vota. Poi finalmente ho capito che era il jester, ho detto era bene. Io il jester normale, no, che infatti, cercavo di installare il game. Ok, però comunque 7 minuti. Siccome non lo sapevo, mi sta venendo un embolo. Siccome Nova è l'impostore, perché ha fatto questo quella. No, sei tu. Ha ragione Nova, ma è bello. No, sei tu. Impostore con Attilio. Grazie Valentina per i 7. Escapologo, ruolo nuovo, finalmente. Sapete dove lo vado a mettere? Lo andiamo a mettere tipo in un posto da qualche parte in alto, tipo qua. E poi famo le kill e niente. Ah, ma 16 secondi di cooldown? 16 secondi di cooldown? Io chiudo le porte, no? Porte chiuse. Killo. Recollo qua. Un escapologo. Che hanno cosa? A voi. Camper. Che ridere. Io ti ho visto dalle grate quello che hai fatto. Cosa ha fatto? Non ti cazzo vuoi tu che sto parlando con Camper? No, dillo, siamo innocenti! Continua a sussurrarmelo, ti prego. Camper ha ucciso Tiar e si è tippato da un'altra parte. Ho visto tutto con questi occhi. Non è vero. Sei tu. Dai, per non me. Non mentire. Confermo, sono Camper, usa la livi di ferro. Non è vero. Boh, non so cosa abbia visto. Ho visto questo, ciao Gamp. Ma il gioco lag. Ma c'era una cazzo di botola in quella cazzo di casa. No, è serena, sì, dai, c'è un annuncio importante da fare agli impostori. Io sono la spia. Confermo, sono il gesto. Grazie. Ragazzi, confermo, io qui posso dire, tanto probabilmente tra poco muoio, ma Axel è safe. Anche Dado è safe, cioè credo. No.
Lo dichiaro safe. Ah no, sì, è safe per forza, godo. Vota pure, dai do. Io non ci credo. C'era una cazzo di botola in quella stanza. Non l'ho visto. Quindi mi stai dicendo che... Io ho chiuso le porte ho chiuso le porte per essere solo. Sono letto con Tirle. Se l'ho sgozzato, c'era uno nella botola che non ho manco visto. Mannaggia la puttana. Ciao Naimo, oggi eravamo tantissimi, non ti abbiamo chiamato per quello. Cioè, già c'è un clown fiesta totale in sta mappa. Allora, oh no, i cavetti, no. Devo veterare e basta, devo solo veterare. 12 secondi, va bene. Oh, tasso dell'ossigeno, la preferita di tutti. Grazie dell'abbonamento, Smoking Cigarettes. Allora, Dado è stato scudato da Axel, credo, sì. Quindi se sto vicino a Dado non verrò mai non potrò mai essere in allerta. Nova? Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a fine mese. Ma vai a chino insieme. Non devo essere greedy con questo potere, bisogna usarlo, cazzo. Spariamolo. Ah, ma devo scrivere io. Ahoy. Fuck, io dovevo riprendere un cadavere ma non lo vedevo. No, ragazzi. No, voglio dirvi... No. Che sono la spia e ho misclicato il bottone. Non so niente di cadavere. Ah, non era in i pallini, ma era il bottone della cosa. Ok, un morto era in elettrico. Cioè, in nella stanza. Secondo me che... spawn era in elettrico. Sì, sì, in alto dove c'è la A di manutenzione. La che? La A di manutenzione, sì, no, chiaro. No, la U di manutenzione. Ero lì, sì, e lì c'era un cadavere. Sì. Proprio in alto manutenzione. Muro. Ok. Sì, nel muro, infatti non potevo riportarlo. Ma okay. Quindi è Nova? No, però Nova. So che è morto in basso sinistra a balla. Nova e Yakin li ho lasciati insieme. O Nova è sempre a balla, comunque. Non so. No, però no, io ti dico solo che è morto lì. Non ho Ballami le balle. Però. Possiamo skippare, siamo in 7. Senti, Nova... A me... Dico, Giovanni puzza molto, Spawn puzza molto. Sì, no, ma sei tu, fratello. Perché eravamo io, te e Yakino. Ah, ma bastava dirlo che Nova era Jester. No, ma che dici? Nova Jester? Ma sì, ma bastava dirlo. Ci sono arrivato adesso. Si figlia 3 voti, Nova, è un casino? No, perfetto. No, tranquillo. Due impostori. Uno l'ho votato in caso sbaglio, uno se stesso. Ok, Spawn è un impostore, perfetto. Quindi l'altro è dei Dara, ci sta. Io puzzo, io vi puzzo. Io sono spia. Come funziona la spia? Me lo spiegate fast? Devi andare ai pallini in basso a destra nel... in basso sinistra nella spiego ancora più fast. Arrangiatevi. Allora, famosa task. Un piccolo passo per l'uomo. Grazie a Red Tomb 39 per i 3 mesi. Fare task non credo serva in questo momento, si può vincere senza. Io chiamerò la manutenzione, rimane la mia preferita comunque però. Il ballast. Ossigeno? Stabilize water levels. Ok. No, io la odio sta task. Allora, cosa devo aggiustare? Ok, qui c'è un cattivo. Ah no, è la mia ombra. Pff, lol. Va bene, Giovanni. Quattro gira, apri. Non sono mai entrato in questa stanza, forse sì. Ogni volta che prendi l'ascensore sembra che la partita sia per finire perché si oscura tutto. Uno. Allerta. Bastardo pezzo di merda.
Buonasera. Se c'è un morto è Nova. Cazzo, non è Nova. Istruzioni non chiare, ero a telecamere, non ho visto niente. Ma ragazzi, c'era non c'era un morto, non c'era niente. Avevo paura che tutti gli altri fossero crepati. Scusate, ho chiamato il pulsante, si può skippare se volete. Prossimo round ammazzo tutti, così puoi riportare i cadaveri. Nelle telecamere, il primo slot, qual è? Telecamere? Ho scritto il nome per ogni... non lo ricordo, Lower Central per caso? Non lo so, perché Attilio è venuto a chiudermi dentro security. Ma chi te sei culo magica bula che dovevo entrare pure io sulla porta e me ne sono andato dall'altra parte. Ma tu sei il famosissimo io. Tu sei il famosissimo pifferaio. Non serve votare nessuno, siamo ancora in sette. Chi te sei culo magica bula? Non ha senso, non ha senso. Ma perché avete votato Attilio? Sono io che chiudo le porte e votate Attilio, ok. Cioè, perché avete votato Attilio? Come? Volevo dare una smossa a questa partita. Persuasione, il carisma. Ho rollato un no, ragazzi. Degli animali, ma Camper era un impostore. Sì, ma Deidara ha rollato un D20 o un 1 naturale in percezione? Una delle due ha rollato Deidara. Porca traia. Ho fatto cacciare fuori Attilio. Lasciamo perdere. Cazzo, che sfiga. Ehi, porco Giuda, stiamo morendo soffocati? Dai, è cattivo, porco giù. Veloce. Salvo. È morto per l'ossigeno. È morto per l'ossigeno. Ha fatto una kill da morto, incredibile. Mi ha chiuso nelle stanze di ossigenazione quattro volte. Poi dice di andare in basso mentre c'era l'ossigeno. Ho detto, boh, vabbè, contento lui. Che la respiravamo? Allora, uno lo ha buttato voi. Si respirava, immagino. Ho fatto una kill da morto. Allora, comunque, avevo ragione. Si Gambra era un impostore e abbiamo ancora. Sì. Il glitch e quell'altro. Meno che non sia già morto il glitch. Non so perché tu non ne sei certo che sia morto. Meno che non sia morto il glitch. Come fai a non sapere che non è morto? Mister Glitcher. Figa, la gente è morta a caso. Mister che Glitcher. Cazzo ne so? Oh mio Dio. Mister Glitcher. Magari fosse il glitch. Il glitch allora, di colore verde, vero? Sì, c'è scritto dei glitch. A te piace l'estate a... L'estate non lo devo. Sai che c'è scritto, scusa? Quello dei glitch, odore di non è de- il glitch. Un po' di fenoli. C'è scritto dei glitcher perché l'ho visto il tuo nome non penso o perché quel libro. Raga, votiamo Cocco. Grazie. Allora, no, aspetta. Io ti giuro faccio il pazzo adesso. Rolla un dai, prosecuta qualcosa. Sei PM dado. Sei PM. Vota. Sono non, pazzo nel cervello. Non adesso. Fare cagate. No, sono pazzo. Vai dado. Tiro fuori il coltello pistola. Tutti mi sono tutti sul cazzo. Essere nel cattivo. Palese, sono io, sono Batman. Prosecutala. È il momento. Spawn. Ma perché io? Perché? Terminato. Non sai come funziona, dato. Hai mai visto? Sai come funziona. No, volevo solo fargli che cagare addosso. Io ho visto Spawn botolare dentro sette botole comunque. No, tu. No. Difesa ho la strategia. Se ci facciamo infinocchiare da camper, che fa l'impostore da morto, smetto di giocare a Among Us per tutta la mia vita. Grazie Naimo dell'abbonamento. Attilio, quanto sei stato outplayato, Attilio? Devo chiamare questo? Ma che cazzo vuol dire? Quanto ti ho outplayato? Attilio si è aggiustato i capelli, l'ingegnere. Ti ha devastato, devi stare zitto. Porco Dio. Chiamiamo questo. Allora, questa è l'acqua, sicuro. Guarda, camper ti leggo come un libro aperto, figa. Però perché stiamo tifando? No, io devo dobbiamo fare kill con l'emergenza, la crisi, dobbiamo fare kill. Ho finito pure le allerte, non ci posso credere. Dobbiamo far esplodere questa cazzo di astronave. Forte. Non farmi porco. Serena è buona pure Serena. Si possono abbiamo perso? Temporaneamente perché si possono aprire. No, hai portato un bastardo.
Oh, ma vaffanculo, che cazzo vuoi da me? Rimbuttato il bastardo. Già che c'è di Michele l'impostore, siamo a posto. L'impostore ero io e Attilio. Quindi comunque, c'è solo Twitch, cocco. Vedi un po'. Ero in telecamere ed è effettivamente... Cosa è successo? Poi io ero preso un cadavere e ho pregato Dio perché nessuno stava arrivando. Queste, allora, Spone e Serena erano sempre insieme, io ero a telecamere, è stato sì. Tutto il tempo a telecamere, quindi ad esclusione. Cazzata. Sì, Cocco. No, esclusione è Cocco e Nova. Io... Ok, my bad, no, my bad, prossima volta non con potevo cazzo sapere. Faccio qualsiasi cosa. Non potevo sapere che eravate sempre ma insieme. Ma è come morto Dado? Boh, che cazzo ne so, l'ho trovato non è rilevante mentre uscivo perché ho detto a fanculo nessuno sta arrivando. Ah, perché il prosecutor hai detto. Ma dove l'hai trovato? Dove l'hai trovato? Dove c'è Ballas a destra. Dai, tua madre è irrilevante Nova. Scusate. Proprio dove stavamo arrivando io e Serena. Dove stavamo arrivando? Sì. Che cazzo ne so io dove cazzo sta arrivando? Mica e sono... vi dico pure, voi siete... state dovete, accusa Cocco. Dimmi, allora ti dico, voi eravate sempre insieme, siete andati verso Ballast e poi siete a sinistra, sempre insieme, tu e Serena. No, io ero a telecamere, No, sei l'impostore, no, tu, la difesa è impossibile da counterare. Che cilindro magico, no, tu. Ho usato la carta trap. Ma ragazzi, non è vero, non è successo quello che ho appena visto. Hai mai visto Cocco e Mattarella nella stessa stanza? C'è ancora speranza. Cocco, Sena, vieni da me. È Serena, boss. L'ha fatto un bel. Io ti posso dire una cosa. Serena The Smurfer. Spawn, adesso ti rovino il gameplay. Ti rovino il gameplay, Spawn. Dai, rovinamelo. No, tu. Io non sono. No. Ti do due buoni motivi per cui... No, tu. Sai perché non sono io? No, tu. Poi vince quando finisce il tempo, che vince l'ultimo. No, proprio di Oma. È Serena. No, cambio di tattica. Figa, l'inglese con la Button Berry che chiama così. Serena, ti do il premio Nobel all'IQ comunque, in caso. Cocco, io ho fatto la mia scelta. Cocco, posso chiedere una cosa? Camper, ma ti puoi fare i cazzi tuoi? Ma che cazzo chiami tutte queste emergenze? 4 secondi vincevamo noi da morti. E vinciamo i morti. Hai killato e se l'hai riportato per fare per non far morire me stesso. Cioè gli impostori muoiono facendo un cazzo. I crewmen non fanno un cazzo. Ho fatto più kill io. Morto che altro. Sì, Andrea ha ucciso anche me. Bel game, smurfato come al solito. Dabbè. Ragazzi, io vi saluto. Ciao Tir. Ciao Tir. Ciao ragazzi. Ciao belli, buona serata. Ricordati di salvare le tue tier per another day. No, è sempre un buongiorno per piangere. Quanti ci siamo? 10 ancora? 10 ancora. Io 10. Vieni qui sotto che si fa. Facciamo ancora una, dai. Tolgo il jester e lascio il io ragazzi. Ti tolgo te. Ciao Axel. Ciao Axel. E ricominciamo? Ti prego. Vai, tranquillo. E paghiamo le bet per spawn the Kings. Ma cagati. Ciao tuono. Ti giochi ad Among Us? Beh, forse sono troppo tardi per te. Oddio. È il gameplay, ragazzi. Ci siamo. Undertaker. Faccio fare tutto a Cocco. Allora, gli intelligenti spawnano in upper deck, no? E io gli trascino via i cadaveri. Poi lui mi scomparirà. Morirò io come un coglione. Va bene, sì, ok. È questo il gameplay. Tutti sotto. No, va Serena a dado. E sopra la gente è brutta. Beh, no, va ipersus con quei passettini, eh. Beh, non che Rage e Dado non lo siano. L'avevo anche detto. C'è Yaki dei Dara. Perché non ti metti le mani nel buco del culo? Allora, ti posso dire che Deidara, Rage, Spawn e Yakino non sono. Non sono. Hai detto tipo tutti, no? Ragazzi, è stata Serena. Ha ucciso e poi ha butolato.
No, io sono sempre stata nelle botole. Ma il gesto c'è ancora? Sì, te lo posso dire. Sì. C'è? C'erano due pallini. Io sono nelle botole, ma non sono mai uscita. Cioè io non sei un jester, ok, capito. No, allora, non c'è il jester. Non c'è il jester, l'ha tolto, ha detto. Allora, Serena, c'è l'ingegnere anche. Non è vero che c'è. Ragazzi, io ho visto il pallino di camper che è entrato in una stanza, quello di Serena che l'ha raggiunto e poi è scappata. Meeting è chiamato camper. Non hai visto? Scusa, visto che sei la spia e stavi guardando i pallini perché ormai l'hai dichiarato, cioè, non vedevi che facevo sempre lo stesso pattern? Ragazzi, no, io domanda, ma chi sceglie gli uomini in questa partita? Ho scelto chi deve uscire ma questo round. Ma sa che devi dare il prosecutor. Sì. Ma le scelti tu gli uomini in questa partita? No. Ho già espresso. È che li toglie e li mette? Andrea, camper. Ok. Perché? No, ma hai tolto il jester, no? Perché manca. Sì, ha tolto il jester. Perché... possiamo votare, siamo tranquilli. E niente. Deidara ha dato diritto. Deidara è morso. Sicuramente ha il timing peggiore che abbia mai visto nella storia. Sicuramente Attilio. Se non è, se muoio è Attilio, vaffanculo. Ma smettila di buttare fuori random. Ok, ci sta. Dai che Deidara ci regala il game. È morto Deidara. Già. Dove sei, cocco? Come cazzo? Io vado godo. Io vado ad esplodere. Com'è che fai a farlo? Sa... Beh, se vuoi ti dico che Nova era qualcosa. E tu come fai a saperlo? Sei qualcos'altro? So. Sì. Come sì? Sì. Sì. Attilio, vedi i pallini? Io non lo so. Cioè, io quello che ho visto. Io ho visto Rage e Nova insieme. Esatto. Però aspetta, ma Deidara è morto perché Nova era qualcosa. Attilio ha detto una cazzata. Deidara è morto perché io ho visto Serena che sì, perché tu fai le cazzate e poi è tornata indietro. Ovviamente sì, ha sparato una cazzata e ha confermato solo che io e Nova eravamo insieme dopo che io l'ho detto, quindi no poi ho anche visto, ma non so se lo posso dire, cioè, ho visto Cocco Ventare. Certo. Tu chi sei? Hai visto qualcos'altro? Da, tu chi sei? Attilio. Attilio. Okay. Quante cose hai visto tu? No, ma lì vedi un sacco di admin, cose. Sono due le stanze. Ha fatto pure morire, povero Deidara. Povero. Per niente. Ok, Cocco. Allora, Cocco ha botolato da meeting room a per lobby, sicuro. Sì. L'ho fatto 100%. Ora che hai detto questo, può essere pure stoputato. No, perché non l'ho fatta. Ah, cazzo, pensavo di sì. Lo so, allora, potrei essere subingegnere, ma non lo sono. Perfetto. Ragazzi, ingegnere non è la squadra, mi piace, è un'ottima idea, veramente. Ingegnere è Iachino, quindi. Non so che cazzo di droga ti fai. Hanno tutto ciò che gli serve per vincere. Oh, ma che vita di merda, ti clicco kill e vengo one shottato da quello che gioca da un minuto e io mezzo. Io nemmeno volevo uccidere Rajesh. Hai preso il cazzo da veterano? Da Iachino veterano, ho detto, cazzo, lo porto nell'ascensore, lo porto su e giù. Niente, ragazzi, vi giuro che se tra tutti i ruoli bisogna mettere quello più sfigato, mettete proprio il medium in TRS. Perché appena nel momento stesso in cui io premo il pulsante per mediare qualcuno, li faccio compagnia come fantasma. Cazzo, ma è vero, anche a me è successo. Mi sono rotto il cazzo oggi. Vuole un po' cupo il video. Perché la mappa in realtà è grande ed è utile nel caso... Sì, nel caso Cocco vincesse. Cut. Cariato lo spawn. Allora, cariato. Io posso dire Attilio, così impari a mentire. Rage, non volevo uccidere. Ma non è che mento, lo so, però ti ho visto seguire quello che vedo. Volevo star con te. Sai che sono ho capito, ma se ti dico sto nelle botole da quando è iniziato il ruolo, il tu immagina che Cocco ha vinto. Io poi ho skippato, ti ha prosecutato. Tu immagina Cocco quando ha detto e tu hai vinto perché era tutto buio e il radar mi ha spottato una persona e ho detto "Oddio, questo vuole uccidermi". Io ho hai fatto doppio veterano sia su di me che su Rage, Aki?
No, solo su di te. Ah beh, eri già cannato, giusto? Io sì, ho cannato. Sì. E poi non ho detto niente perché mi sa che se lo dico poi mi può uccidere, no? No, allora, no, abbiamo tolto quel potere lì, no, però... Vaffanculo. Per non farti crashare. Ah, vabbè. È cresciuta la partita? Beh, ultima. No, 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 era per non far crescere. Raga, io devo andare, devo andare. Vabbè, allora niente. Io ho un po' di streaming. Buonanotte.